Buongiorno anche da parte mia. Allora, come diceva Domenico, cercheremo in poco tempo di darvi le suggestioni. Nova è una realtà tutta italiana che parte dallo sviluppo, dalla progettazione e commercializzazione di sistemi di climatizzazione efficienti, intelligenti, innovativi, che vanno dalle pompe di calore a tutti i terminali idronici d'ambiente, quindi venti convettori in tutte le varie conformazioni, in caso a vista, a soffitto, sempre a basso spessore, a bassa temperatura, e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Tutto prodotto da noi. Il tutto supervisionato da un sistema, un supervisore chiamato Butler, questo maggiordomo, che vede tutto l'impianto e può quindi dialogare con l'utente sia da locale o da remoto. Oggi cercheremo di vedere invece due aspetti principali nel tema delle pompe di calore. Questo è un estratto della Comunità Europea che sostanzialmente fa vedere la proiezione di come saranno gli interventi nei nostri edifici da qua al 2050. Stiamo parlando di questo processo di decarbonizzazione e transizione energetica, dove ci si vuole staccare dal fossile. Nella linea tratteggiata si vede che man mano che mi sposto verso il 2050 saranno sempre maggiori gli edifici su cui intervenire, che saranno ristrutturazioni rispetto alle nuove costruzioni, vedete che sono un rapporto circa 80%-20%. Quindi il tema è l'edificio esistente. E in questo scenario le pompe di calore, che diventeranno un attore principale, chiaramente hanno delle difficoltà maggiori da affrontare. In particolare le pompe di calore appunto stanno prendendo piede perché uno, c'è la transizione energetica in corso, l'impulso degli incentivi, l'aumento delle prestazioni, e poi l'altro aspetto fondamentale è trovare la risposta a queste due domande, cioè trovare soluzioni che permettono il più possibile l'uso delle pompe di calore nelle ristrutturazioni edilizie o edifici esistenti. Quindi dove abbiamo molto spesso difficoltà di integrazione della unità esterna della pompa di calore, parliamo di pompe di calore tendenzialmente aria-acqua, cioè la sorgente a cui prendo energia e l'aria esterna e la cedo all'acqua dell'impianto, calda o fredda. E l'altra invece domanda, l'altro aspetto da risolvere invece è che sempre più se mi trovo in un esistente non posso toccare le tubazioni e non posso far andare via le persone da questa abitazione, quindi il mantenimento della continuità abitativa. E quindi cercheremo oggi di vedere questi due aspetti. Il primo, la pompa di calore Stone, è una pompa di calore che non devo più nascondere. Perché? Perché Innova ha cercato di dare una risposta a quella che è la moto condensante tradizionale del mercato, quindi l'unità esterna che scambia energia con l'ambiente esterno, che è ingombrante, antiestetica e difficilmente integrabile in un ambiente abitativo. E quindi Innova ha cercato di dare una soluzione, chiaramente estetica da un lato, ma altamente efficiente come cuore interno. Problema di integrazione delle pompe di calore? Allora, se, come dice la Comunità Europea, saranno 35 milioni di pompe di calore da installare da qua al 2050, è chiaro che non posso permettere che il nostro bel paese o comunque la comunità abbia questa situazione. Allora, cercando online, si trova anche come nascondere l'unità esterna della pompa di calore. Allora si trovano varie soluzioni, no? Da Amazon che propone delle strutture un po' più carine, alla situazione fai da te. È chiaro che se io vado a coprire con delle piante, con una estetica, l'unità esterna, questa sta perdendo potenza e non riesce più a scambiare calore, energia in caldo e in freddo con l'ambiente esterno. Innova invece dà una soluzione totalmente diversa. Questa è, ad esempio, la nostra versione in casso di Stone, completamente metallica, completamente incassata e quindi completamente integrata in un ambiente costruito, sia esistente sia nuovo. In questo caso qualche immagine di ambientazione, quindi in questo caso il flusso dell'aria sarà superiore, oppure appunto in questo caso una versione semi a incasso, però cambia completamente il concetto di flusso dell'aria. E come cambia? Lo si vede da questa sezione. Come fosse un ventil convettore, l'aria viene presa frontalmente, quindi non viene più buttata frontalmente, ma viene presa frontalmente da un ventilatore radiale, deviata superiormente dove c'è lo scambiatore che scambia l'energia con ambiente interno, e l'aria può uscire o frontalmente come questa versione oppure superiormente. Quindi se io la posiziono sul terrazzo, sul balcone, la posizione dell'ambiente che ho a disposizione, non ho più quel fastidio tipico delle pompe di calore tradizionali, che hanno un getto d'aria gelido in inverno e molto caldo in estate. Chiaramente la soluzione, dicevamo,
con R32 come gas refrigerante, in tripla classe A+, quindi altamente efficiente, ma allo stesso tempo una soluzione, l'unica soluzione, con un'integrazione architettonica. Chiaramente compressore inverter, ventilatore inverter, quindi la completa modularità da 5 a 20 kW di potenza. E qui vediamo la carrellata di proposte, quindi dalla pompa di calore monoblocco, cioè tutta la pompa di calore esterna, io entro nell'impianto, a soluzioni invece splittate, cioè divise a metà, dove il collegamento viene fatto con un gas, quindi con un tubo e con del gas in R32. Quindi io posso scegliere la mia unità esterna che meglio si presta al mio edificio e scelgo l'unità interna, anche volendo, abbinata con la produzione di acqua calda sanitaria. Un breve video che fa vedere quello che ho riepilogato, perché il vantaggio cosa sta? Abbiamo visto che la macchina la posso posizionare contro il muro, non ha più necessità di essere staccata dal muro. Allora diventa interessante anche schiena contro schiena con un'altra unità, ad esempio fianco contro fianco, quindi anche per situazioni di maggior potenza. L'inestetismo passa dal staffaggio, da intubazioni, dallo scarico condensa che molto spesso casca in maniera indiscriminata. Nella pompa di calore sfondo lo scarico condensa viene raccolto dalle vaschette di condensa che hanno all'interno una resistenza elettrica e portata nascosta, portata con le attivazioni direttamente dello scarico. Quindi è completamente diverso come approccio, diciamo, impiantistico. Vedete la modularità, quindi nel caso in cui abbia necessità di maggiore potenza posso andare ad abbinare innumerevoli pompe di calore per poter aumentare la potenza. E qui vedete il flusso d'aria gestito da questo ventilatore radiale. Monoblocco, non serve il patentino F-Gas per la posa, quindi arrivo, la poso e collego all'impianto e scarico condensa, mentre la versione splittata ha necessità del patentino F-Gas perché, come tutte le pompe di calore, sto trattando del gas refrigerante che, ripeto, è R32, quindi con un basso impatto ambientale dal punto di vista del GWP. Quindi con Stone Innovo vuol dare una risposta alla prima domanda, quindi l'integrazione architettonica dell'unità esterna della pompa di calore. Il secondo, abbiamo poi online questa guida applicativa che fa vedere in maniera molto agile come andare a integrare in varie soluzioni impiantistiche, anche con varie tipologie di edifici, la pompa di calore assieme ai nostri prodotti. Secondo prodotto è invece un terminale, no? Quindi questo sembra un ventilconvettore, in realtà è una pompa di calore, è un terminale in pompa di calore. E mi preme sottolineare che questo innova a una vita di circa 15 anni, l'anno scorso viene premiata come miglior pompa di calore da EPA, che è l'Associazione Europea Pompe di Calore, come miglior pompa di calore 2023 nel settore residenziale. E vediamo perché. Allora, seconda domanda è, bene, ma il vero malato dell'edilizia non è la casetta schiera, la villettina, sono i grossi complessi condominiali delle nostre città costruiti dagli anni 70 agli anni 90 e che molto spesso hanno difficoltà nell'uso della pompa di calore come diretto sistema di generazione, perché sono impianti nati per andare ad alta temperatura. Le pompe di calore sapete che vogliono lavorare a bassa temperatura. Allora, perché? Perché mi trovo intubazioni esistenti ad alta temperatura, molto spesso non isolate, quindi quelli che vengono chiamati consumi involontari, no? Quindi che io pago in maniera indipendente anche se non uso l'impianto. E poi il tema. Se mi trovo in un condominio a Firenze di 50 appartamenti, non posso pensare di fare un intervento di riqualificazione complessiva dell'impianto, cambiando le tubazioni e facendo andare via le persone, perché non posso farlo. Quindi la continuità abitativa. Innova allora sfrutta un sistema che è un sistema noto nei centri commerciali, ma non nel residenziale, cioè il circuito ad anello. Voi immaginate, questo che vedete verde è l'impianto del mio condominio, ok? Vedete che è tenuto in temperatura, vediamo adesso in che temperatura, da dei sistemi in pompa di calore che mantengono costante questa temperatura, e poi al posto dei radiatori vado a posizionare questi nuovi terminali in pompa di calore. Quindi il mio elemento verde diventa come fosse una sorgente, come una geotermia, ma in realtà è l'acqua contenuta nell'impianto di riscaldamento del mio edificio. Vediamolo qua con un sistema. Allora, questo è il terminale, vedete il terminale chiuso in 14 cm in varie taglie, perché per l'installatore o per l'utente è un ventilconvettore, ma in realtà racchiude una pompa di calore, quindi
pesca energia dall'impianto e con un compressore a propano, quindi nullo come impatto ambientale, riesce a fare riscaldamento e raffrescamento anche contemporaneamente nello stesso edificio. Vediamo in questa immagine, qua vediamo il collegamento sull'impianto, quindi io ho un impianto esistente, tolgo il radiatore, metto questo nuovo terminale in pompa di calore e posso appunto andare a riqualificarlo. Questo è il nostro condominio esistente, generatore fossile, quindi una caldaia ad alta temperatura fossile, abbiamo la distribuzione ad alta temperatura e radiatori per solo caldo, ok? Tutto il mercato cerca di trovare la soluzione di spingere con delle pompe di calore ad alta temperatura per fare in modo che sia semplice la sostituzione. Ma le pompe di calore in alta temperatura hanno un'efficienza molto molto bassa. E poi posso fare solo caldo. Innova dice, bene, la soluzione secondo me è questa. Al posto del generatore metterò una pompa di calore del 50% della potenza, del 40%, quindi molto più piccola. E questo generatore cosa fa? Non tiene più a 70 gradi la temperatura nell'anello dell'acqua, ma la tiene a 20 gradi, 20-25 gradi, quindi tiene una temperatura neutra in tutto il vostro circuito dell'impianto. E poi sostituisco tutti i radiatori mettendo una pompa di calore, che fa quindi il secondo salto. Prende l'energia a bassa temperatura che si trova nell'impianto e col compressore che ho a bordo mi fa caldo e anche freddo. Quindi io posso trovare, ad esempio, all'ultimo piano dell'appartamento l'attico che ha necessità di fare raffrescamento, quindi la pompa di calore inverte il ciclo, prende calore dall'ambiente, lo butta nell'anello tendendo a riscaldarlo, mentre all'altro piano sto facendo riscaldamento, quindi qualcuno sta prelevando quel calore dall'anello. Quindi diventa molto interessante. Non avendo toccato le tubazioni, perché non ho toccato le tubazioni, sono intervenuto nel locale tecnico e negli ambienti, chiaramente con dei piccoli lavori per poter adattare il mio terminale al nuovo terminale, però mi permette di fare caldo, freddo, quindi passare per fare una transizione energetica e permettere appunto una riqualificazione rapida in un condominio esistente. Sto parlando di condominio, ma pensiamo a una villa, pensiamo a un edificio vincolato, un palazzo storico, cioè tutto quello che ha un impianto esistente, ovviamente deve essere buono l'impianto, non deve essere marcio, quindi una verifica all'impianto, ma posso intervenire appunto a valle e a monte senza toccare le tubazioni. La cosa interessante è che poi io per mantenere questo anello, no? Quindi avete immaginato, il mio circuito diventa come una sorgente per qualcuno che sta negli ambienti, quindi che fa poi il caldo e il freddo. Come posso tenere in temperatura questo anello? Ci sono tantissime soluzioni. La pompa di calore, abbiamo detto, quindi abbinata a un fotovoltaico, ha un solare termico. Sapete che il solare termico, il riscaldamento in inverno fa pochissimo, perché chiaramente c'ha poco di suo e se deve scaldare a 70 gradi non ce la farà mai. Ma a 20-25 gradi diventa tanta roba. O ad esempio invece per raffreddarlo in estate una torre evaporativa, oppure una geotermia, oppure ad esempio un residence al mare, io posso sfruttare il calore che risulta del mio impianto per magari scaldare una piscina. Quindi sono tante le soluzioni impiantistiche per poter abbinare appunto questo sistema. Quindi water loop, WLHP sarebbe water loop heat pump, quindi pompa di calore collegata a un circuito ad anello. Chiaramente la vera sfida è stata proprio trovare una soluzione elegante di design silenziosa per il residenziale, proprio perché nel residenziale mancava questa tipologia di impianto. Chiaramente collegamento a tutta la domotica, quindi connessioni a bordo macchina, connessione remoto con dei termostati, connessioni a una rete, quindi al nostro supervisore, gestione già istantanea dei consumi, perché all'interno c'è un volumetrico che misura istantaneamente l'energia che prelevo dal circuito, che do al circuito, quindi subito vado a contabilizzarla, quindi anche per una facile contabilizzazione di tutti quelli che sono i consumi. Quindi, quali sono i valori aggiunti? Io posso trasformare questo impianto, questo condominio esistente, con un impianto che fa caldo o freddo anche contemporaneamente, usando tubazioni esistenti con soluzioni poco invasive e anche non difficili, perché l'installatore non deve fare altro che installare un terminale. Riduzione delle perdite, perché io mantenendo acqua a 25 gradi in quel circuito, abbasso del 50-60% quelli che erano i consumi involontari di prima, perché non porto più acqua ad alta temperatura in tubi non isolati, magari non posti anche in cavelli non isolati. Completa autonomia di funzionamento, io quindi posso realizzare degli impianti autonomi e degli impianti centralizzati, perché alla fine ogni singolo appartamento vede il centralizzato come fosse una sorgente a cui dare o prendere calore.
monitoraggio dei consumi e la cosa interessante è fare caldo dove e quando serve. Quindi non mantengo un anello a 70 gradi per tutta la giornata aspettando che qualcuno la voglia. Tengo la bassissima temperatura e quando uno vuole fare caldo o freddo ce la fa nel suo appartamento con questo terminale. E chiaramente rinnovabile e eliminazione quindi di tutto quello che è l'aspetto inquinante dei nostri quartieri, dei nostri centri urbani. Concludo quindi con questa frase, chiaramente Albert Einstein non ha detto che era la parte climatizzazione, però il tema è che il mondo che abbiamo creato, dei problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati. Quindi innova dal nome, quindi tutte soluzioni innovative che cercano di anticipare quello che il mercato vorrà nel futuro. Grazie.